Signori, buonasera, saluti, ben trovati. Ciao Lucio. Buonasera. Vi ringrazio di questa serata che ci regalate. Sì. Buonasera. Ciao, presentate la serata di questa sera. Allora, buonasera a tutti. Stasera siamo alla 31esima serata di Corsiera Amalfitana.it, la 12esima edizione della Festa del Libro Mediterraneo. Stasera però niente libri, stasera facciamo altro, stasera premiamo con il marchio Italy aziende, protagonisti, personaggi del mondo dello spettacolo che portano il nome del Mezzogiorno d'Italia e il nome dell'Italia nel mondo. E quindi saranno premiate due aziende del Salernitano, la IASA di Cologna e Tosta Caffè di Salerno. Sarà premiato un imprenditore atranese che ormai è diventato un personaggio di grande importanza nel mondo, un personaggio di grif, possiamo dire così, che è Vittorio Perrotti, e poi sarà premiato il maestro Vince Tempera. Quando si dice Vince Tempera si dice Festival di Sanremo, e quindi sì, la grande orchestra del Festival di Sanremo, e il Festival di Sanremo che ovviamente è un biglietto da visita per l'Italia e il mondo. Sindaco, ma un premio a questo signore quando glielo diamo? Appena smette di dare lui premi agli altri possiamo pensare di darglielo. Non è un'idea peregrina, è da tempo che ce l'ho, però non verrà mai un'occasione per dire stasera lui non organizza niente, allora lo chiamiamo e gli diamo un premio, ma non mi sembra una cosa un po'... Fate presto e fate rapidamente Sindaco De Rosa, perché così vi guadagnate. Pensavo che sta finendo altri sindaci, perché questo qua è bene amato in tutta la Corsica, è diventato un manager culturale con una produzione qua adesso d'estate, insomma gli avete messo questa location meravigliosa, la facciamo vedere, vieni alle nostre spalle, inquadra dietro, bellissima, ma è anche vero che tutto l'anno ci fa consumare solo il mare, non solo il bel posto, non solo i turisti, non solo quella Adrane che si arricchisce sempre più di nostri legni, quindi diventa un grande albergo diffuso, ma anche quella Adrane che produce cultura di qualità, perché avere questi personaggi, noi ci siamo incontrati una ultima volta, diciamo, pioveva. Sì. Nella sede invernale, possiamo dire, questa la definiamo sede estiva meravigliosa. Una delle sedi estive. Nella sede invernale con la mostra in omaggio ai ceramisti, con incontri dei libri, ma adesso abbiamo visto che sta sorgendo una certa Viviana Bottone che dietro gli morsicchia la coda, che significa? Che lui vuole mollare o sta cedendo il testimone? No, mi sembra ancora troppo giovane per mollare, no? Sì, no, c'è ancora parecchie ambizioni, ma lui c'ha ambizioni, riesce sempre ad andare avanti. Gli possiamo dare briglia sciotta, gli dobbiamo dare il premio, quindi organizziamo un evento. Noi siamo pronti a supportare qualsiasi cosa. Allora ci dobbiamo soprattutto pensare. Siamo paladini di questo, perché lo vediamo, glielo dico sempre, non gliela facciamo a starci dai giardini in alto, alle coste del mare, alle varie... Se uno ogni sera volesse stare appresa a Bottone, io penso che dopo una settimana non so lui come fa a reggere, però vabbè, è allenato. Avrà sicuramente un'agenda in cui ha memorizzato tutta una serie di accadimenti e di eventi, insomma abbiamo parlato di Moro e ne abbiamo fatto in maniera accurata. Abbiamo parlato di altri anniversari, sempre in questo posto abbiamo incontrato Paolo Galeiro, sono personaggi internazionali, ci riempie il cuore, ve lo dice una persona che come zingaro della costiera, sia sorrentina che amalfitana, va in giro, conosce, vede. Il nostro in bocca al lupo, il nostro... Viva il lupo! Grazie.